Ciao a tutti, io sono Wendy e se vi va, accompagnatemi in questa mattinata con una pulizia semplice e veloce. Arroz con gris cubano. Se non hai mai mangiato del cibo cubano, ti dico che è questo uno dei piatti preferiti dei cubani. Lo prendiamo accompagnato con del maiale arrosto. Oggi lo sto facendo come contorno al pollo che preparerà mio marito più tardi. Questo sarebbe del riso basmati già lavato. Prenderò questi fagioli neri che ho cucinato in pentola a pressione ieri e li verserò con il riso. A questo aggiungo degli aromi, del sale e pepe e dell'olio, e in questo caso ho usato quello di olive. Ditemi se lo avete mai mangiato o se per caso siete stati al mio paese. Sono molto curiosa. Mettendolo nella mia risottiera, in una ventina di minuti sarà pronto. Laverò questi contenitori velocemente, che sono pochi, e li asciugherò, così non mi disturbano nella pulizia del mio fornello. Con questa pagliette insaponata pulirò i fuochi, che veramente cucinando tutti i giorni almeno una volta a settimana
dovremmo dargli una pulizia più approfondita. Per gli altri pezzi userò uno sgrassatore universale. Come avete visto, c'è mio marito che oggi lavora da casa e voglio darmi una mossa così che sia tutto pronto per quando lui cominci a preparare il pollo. La risottiera ha finito di cuocere. Approfitto che sono già qui e lascio un po' a mollo in acqua calda e candeggina le tovagliette. Si smacchieranno loro e si pulirà anche il lavandino. Chi ha mangiato questo può capire se dico che ho l'acquolina in bocca. Che profumo, ragazzi! Per calmarci un po', ci accontentiamo con una pausa caffè e un cioccolatino fatto da me. Diciamo che ho chiesto a mio marito di fare una pausa un po' più lunga. Velocemente sistemerò un pochino qui in salotto. Non farò molto, visto che lui deve ancora lavorare. Toglierò la polvere e qualche briciola dal divano, sul tavolino e qualche ditata dalle sedie e dalla madia. Finirò con la lavaspira pavimenti e in 5 minuti tutta questa zona sarà a posto.
Continuerò spolverando per il corridoio. Tanto la libreria come tutti i mobili in casa prendono tantissima polvere di un giorno all'altro. Anche da voi è così? Come avete visto, lo sto facendo con un panno in microfibra, spruzzandogli un po' di spray multisuperfici, lasciando così un buon profumo di sandalo. Continuo in camera di mia figlia togliendo la polvere per dopo passare anche la lava aspirapavimenti. Magari ti può sembrare un po' noiosa questa routine di pulizia, ma in realtà è un momento speciale per prendersi cura del proprio spazio. Prendila così. Ogni gesto, dal passare l'aspirapolvere al riordinare i cuscini, può diventare un'opportunità per riflettere e trovare serenità. Lascia che il profumo dei detergenti si mescoli a quello dei tuoi pensieri e le pulizie diventeranno solo benessere. Faccio la stessa procedura nella nostra camera. Tolgo la polvere dai mobili per poi, alla fine, aspirare e lavare il pavimento. So che a molte non piace la lava aspira pavimenti, anche perché dopo la devono pulire, ma in realtà offre una grande comodità che può far risparmiare tempo e fatica. Con un solo gesto, infatti, si possono aspirare e lavare i pavimenti contemporaneamente, rendendo la pulizia più efficiente, permettendo di dedicare più tempo ad altre attività. In più, molti modelli sono dotati di tecnologie che garantiscono una pulizia profonda, lasciando i pavimenti freschi e brillanti.
Ho preso il CIF per dare una lavata veloce ai sanitari. Sto togliendo la polvere e spostato tutto. Oggi lascio solamente la doccia senza pulire. In realtà è abbastanza pulita perché togliendo sempre l'acqua in eccesso con il tergivetri e le mattine dando con le salviette umide e disinfettanti, mi rimane abbastanza pulita finché non la lavo. Alla fine anche qui passo la lavapavimenti. Dopo pulire per bene la lavapavimenti, vedo di mettermi in buona con il ferro da stiro. E ormai il coperchio del cesto della biancheria non chiude più. Ragazzi, vi voglio ringraziare per aver visto questo video. Voglio anche invitarvi a lasciarmi un commento, perché adesso io ti saluto e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!